tipo tantissimo. O cos'è? Ma che cazzo? What up raga, come state? Sono Alessandro ed eccoci tornati in questo nuovissimo vlog. Siamo in vlog house. Stavolta purtroppo è notte raga, perché siamo appena tornati da Catania. Abbiamo avuto un sacco di aerei e cose, infatti io sto morendo. Spero solo che Sespa non mi abbia attaccato la febbre, perché avete presente quelle sensazioni che ti senti quando hai la febbre? Quindi senti tipo le ossa distrutte, oppure tipo ti senti stanchissimo. Bro, ti giuro, mai fatto cadere. Buonasera ragazzi. Mai distrutto. Bro, mi hai distrutto, te lo giuro. Mi hai distrutto. Mi ha ammazzato. Stavo parlando che forse la febbre, questo ha peggiorato le cose del 100%. Te lo giuro, sto morendo. Comunque vi dicevo, siamo appena tornati da Catania e appunto per questo siamo stanchissimi. Quindi io spero soltanto che ho questi sintomi per la stanchezza, perché può essere. Però può anche essere di no, considerando che si spa la febbre da tipo 2 giorni. E se me l'ha attaccata è un gran casino, perché domani dobbiamo andare a Milano per delle cose top secret, raga. Anzi, a proposito, commentate tutti che cosa potrebbe essere questa cosa top secret. È un gran progetto, raga, è veramente figo. Quindi commentate, che sono curioso di sapere che cosa pensiate voi. Che magari se qualcuno azzecca potrebbe darvi qualche indizio, non lo so. È una cosa che vedrete per fine settembre, inizio ottobre. Però non posso dire nient'altro, raga, sto zitto. Comunque, raga, una cosa pazzesca. Casa è incredibilmente in ordine. Cioè, guardate tutto. Vabbè, a parte camera mia che è decente, tutta la casa è incredibilmente in ordine. Lei veramente sì, ce le ha davvero i problemi. Vi giuro, ce li ha. Comunque, hanno messo tutto in ordine. Abbiamo pagato quelle persone che puliscono. Oh, non ci credo. È tutto sporco. Io pulo il mio piatto. Io no, perché non avete lasciato la pasta. Ce l'avevo lasciata. Non me l'avete lasciata. Raga, io stavo facendo la pasta. Me ne vado per un minuto. Questo è un torno, piatto degno di essere chiamato loro, piatto. Ve lo giuro, torno. Niente. Avevano finito di mangiare e mi hanno lasciato quello. Sì, ma chi ha buttato la pasta? Valerio. Non c'entra niente. Vabbè, l'unica cosa, per fortuna, che non ho fame. Se avevo fame era un casino, perché mi piace darmi tutto. Non c'è un cazzo. Guarda. Ma non mi andava di rifarmi la pasta, sennò c'è il pane che è tipo... No! Oh no, io sono allergica. C'è lei che ogni volta dice che è allergica al pane. Ma non è così. È la farina. Perché respiri la farina, è cioè è normale, no? Pieni la farina. Strano. Giuro che è un po' strano. Vabbè, comunque hanno messo a posto cucina e anche fuori, raga. Guardate, tiè, il giardino è perfetto. Ma quanto fa paura sta casa di notte? Madonna, fa veramente paurissimo. Considerando che siamo in mezzo al nulla, è orribile. Comunque, se vi ricordate, qua c'era tutto il materasso, il trampolino spostato, la piscina distrutta. Hanno rimesso la recinzione. Che noi abbiamo provato a levarla, l'hanno rimessa. Riusciremo a levarla, raga. Fidatevi che ci riusciremo. Ok, vai, entra. No, ho il peggio ragno. Boh, l'altro giorno c'era un ragno. Raga, capito quando dico che hai peggio problemi? Ho seriamente paura. No. Te di notte fai paurissimo. Ci pensi che tutto silenzio è di salto così? Ma lo sai che là c'è un... Ah, sì, lo sai anche te. C'è un cancello che tipo confina con un'altra casa. L'altro giorno è entrato un cane gigante da là. Sto per dire una cosa divertentissima. Dilla. Ogni volta che esco da qui sembra che tipo nasco. Oh mio Dio. Lasciamo. No, raga, cioè, ma è viva? Oddio. No, magari è viva, sta solo dormendo. Non la toccare, che muoiono le farfalle se le tocchi. Non è vero. Sì. Non è vero. Sì. E allora come fai? È viva, vedi che stava dormendo. Aia, stava dormendo. No, eri morto. Vabbè, lasciamola in pace. Ok, piccolo problema. Mi ricordo che vi stavo dicendo qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Cioè, è stranissima sta cosa. Forse ho detto troppe volte cosa. Che dovevo dire? Oh, boh, vabbè. Raccontiamo l'aneddoto del cane. Stavamo qua tutti quanti quel giorno in cui c'era Gianluca, Giuseppe, tutti così. Mentre stavamo mangiando qua fuori la pizza, tanto per cambiare, tanto mangiamo solo pizza. Entra da lì dietro un cane grande. Sapete quelli giganti, quelli proprio grandi così, che entra e comincia a imbruttire il cane di Rosalba. E il cane parte, quello di Rosalba, quello piccolino, per andargli a menare. E noi abbiamo dovuto tenere il cane. E poi entra sempre da lì la padrona. Cioè, abbiamo scoperto che praticamente, vi faccio vedere col flash qua dietro, raga. Cioè, guardate quanto fa paura. Aiuto. C'è un cancello con un'altra casa. E la cosa che fa stra paura è che noi non ci eravamo per niente resi conti di questa cosa. E c'è un cancelletto così che ci divide. Cioè, ci potrebbero abitare i peggio psicopatici che entrano e ci ammazzano. Ecco cosa stavo dicendo. Che te di notte fai stra paura perché sembri un personaggio di un film horror. Ma basta bullizzarmi. Ma è super vero. Guarda, è un mezzo complimento. Visto? Commentate se è così, perché è così. Uscite. No, no, no. Comunque mi è venuta un'idea. Vediamo se riesco a farla, perché non so cosa c'è in questa casa. È da tempo che mi mette di fare un prank. Niente, non dico più niente. E ne parlo dopo perché stanno arrivando. Ok, dicevo, ho in mente questa cosa. Da un po' di tempo e forse riesco a farlo adesso. Se in questa casa, speriamo, abbiamo il peperoncino, vi faccio vedere, ora lo devo solo trovare. Ok, l'ho trovato, non è solo peperoncino, è peperoncino, pepe e altre spezie. Però mi va benissimo uguale. Allora voglio prendere questa spezia che appunto... Ale. Eh? Ale. Yes? Vlogiamo tutti quanti, come una vera famiglia. Devo vloggare.
vlog? Il film? Dopo sì, dopo forse. Se mi paghi. No. Perfetto. Comunque, voglio prendere il peperoncino. Ci sarà anche il pepe, meglio. E lo metto nelle mutande o di Edoardo o di Valeria. Dopodiché rimetto le loro mutande nell'armadio. In questo modo, regà, quando se le andranno a mettere, moriranno. Perché ovviamente si mettono le cose dentro, ci sta il peperoncino, il pepe, e gli farà malissimo. Perciò devo solo trovare il modo di farlo a qualcuno dei due senza che se ne accorgano. Devo ancora scegliere chi. So che tutti e due si fanno sempre la doccia di sera, quindi non se la sono ancora fatta, quindi potrei riuscire a farlo entro oggi. Sarebbe perfetto. Adesso devo solo prendere la spezia, nasconderla e andare in ricognizione. Ok, raga. Ok, no, 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 via. Valerio sta registrando, quindi mi sa che lo farò a lui. Quindi, oh, guardate i miei capelli come sono rosa. Oh, che bellissimi. Dovrebbero essere bianchi. Non è tanto buona questa cosa. Dicevo, Valerio sta registrando di là, quindi lo farò a lui. Devo solo riuscire a prendere delle sue mutande, metterci dentro il pepe e il peperoncino e le altre spezie. Non so che altre spezie siano, però vabbè, non penso facciano bene uguale. E dopodiché aspettare che si vada a vestire. La mia tecnica è lasciare le mutande nel primo cassetto in cima alle altre, quindi in teoria dovrebbe prendere quelle. Oppure aspetto che inizia a preparare i vestiti per dopo che si fa la doccia, così poi quando esce prende dritto. Sì, geniale, geniale, mi è venuto in mente adesso. Quindi regà, dobbiamo solo aspettare e aspettiamo. Regà, fermi tutti, vi dico l'idea che mi è appena venuta. È pazzesca, fidatevi. No, perché l'ho vista dall'estero. Allora, mo che Valerio sta registrando. Lui si fa sempre la doccia di sera, no? Lui sta morendo, capito perché? Ecco perché dico che mi attaccherà la febbre. E già ci sei riuscito, già me l'ha attaccata. Io sto morendo. Beata a te. Quindi prendo e... Farò le due, ma si è scordato l'idea. Allora, ho scordato l'idea. Quando sta... Quando stasera Valerio si va a fare la doccia, okay, e lascia i vestiti fuori. E se non se la fa la doccia? Boh, se la fa ogni sera, deve essere proprio sfiga, cazzo. Sì, però non l'ho detto, sento stupido. Ma sta registrando? Prendo questa che è tipo un mix di pepe, peperoncino, sì, e altra roba. Flip. No. Chi lo prende vince. Ha vinto. Prendo quello e gliele metto, regà, dentro le mutande che lascia fuori. Così poi quando entra se le mette e muore. Che non penso che muore. Sì, 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 sì. Pepe, peperoncino è un mix, bro. Vabbè, e gli metti le mutande. Yes. Sporco, pulite. Pulite, quelle che lascia fuori, così poi se le mette. Ok. Sporco, qui, perché non mette quelle sporche? Infatti che... Che domanda è? Dai, lo perdoniamo che ha la febbre. No, prima... No, la febbre. Perdonato. Bro, ma... No, scusa. Che stai vicino? No, dai, no, non lo far vedere. È troppo triste. Sono tre foglie di radicchio e una morsa. Mi spieghi che c***o stai avvicinando il radicchio? No, bro, non si fa così. Non c'è l'olio. Non è chiaramente così. Non c'è niente già da mangiare. È buonissimo. Taste test. Serio, fa abbastanza schifo. Bro, il radicchio sa di questo, però. Quella merda. Ok, raga, allora Valeria è in doccia. Come sentite, si sente la doccia. Non urlo perché, cioè, se no, venire con me. Le sue mutande che ha lasciato fuori, che quando si fa la doccia lascia i vestiti fuori, che poi si mette. Quindi, raga, adesso apriamo qua e comincio a metterlo. Tipo, tantissimo. Oddio, guardate quanto si vede. Tantissimo, vieni, 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 vieni. No. Cioè, aiutami, aiutami, che c'è una mano sola. Aiuto, poverino. Va bene. Dai, va bene, tranquillo, non ce lo mettere, faccio solo io, dai. Tranquillo, tranquillo, io non dico niente. Non esce, proprio. Cioè, se proprio vuoi, non ce lo mettere, tranquillo. Devi girare. No, devi fare così. Lo so. Vai, tranquillo. Allora ti riprendo mentre lo fai te. Così è colpa tua, sarebbe utile. Ma l'hai appena fatto, cioè. No, era un prank. Oh, ecco qua. Però forse è troppo, poi se ne accorgi. Metti dentro. Non penso che controlli le mutande prima di metterle. No, infatti. Ti controlli le mutande prima di mettertele. No. Ecco, prossimo prank. Vabbè, direi che basta. Ok, mai più. Ok, raga, allora adesso andiamo a metterle. Di nuovo insieme ai vestiti che lui mette fuori quando si fa la doccia. C'è adesso uscire. C'è Valerio che sta sbloccando di là. Perché adesso... Oh! Cosa, bro? Cos'è? Ma che c***o è questo? Cosa? Bro, ma... Sei, ma brucia davvero, bro? Com'è il peperoncino? Dai, ma che c***o hai messo? Ci ho messo il peperoncino. Che sei un c***o? Bro, ma a te piace il peperoncino di solito? Bro, sei, mi brucia tantissimo. È un buon segno. È un buon segno. Mi fa male, non brucia. È un buon segno, bro, te lo giuro. Eh? È un buon segno. Io ti ammazzo. Bello, bro, grazie. Ok, raga, prank riuscito al massimo. Sono strafelice, ve lo giuro. Valerio sta ancora di là. Appena mi vede, mi ammazza. Però felicissimo che ha funzionato perfettamente. Sono veramente felice, cazzo.
Meno male che è un po' di prank che non ne floppo uno. Perché raga, voi dovete sapere che quando faccio i prank non vedete tutti quelli che faccio. Perché un botto che faccio non mi riescono, falliscono. E quindi non li metto perché sarebbe brutto da farvi vedere un prank fallito. Anzi, fatemi sapere se volete vedere un prank finito male, nel senso che non mi viene. Potrei fare tipo una compilation, perché in effetti alcune clip ce l'ho ancora. Non è male, ok. Fatemi sapere se volete vederle o no. Comunque raga, per questo vlog è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, like, iscrivetevi al canale. E lo sapete raga che esce un video al giorno, tutti i giorni alle 14:30, quindi hashtag ogni giorno nei commenti. E se siete dei grandi, dei veri fan e siete arrivati fino alla fine, quindi fino a qui, hashtag fino alla fine nei commenti, come al solito. Raga, preparatevi perché stanno per succedere un sacco di cose fighe, come vi ho già detto, il progetto che andremo a fare domani. Però io non posso dire niente. Quindi dalla Rock House è tutto, anche da me. Ci vediamo domani, goodbye ed enjoy.